Ciao a tutti, siamo qui, sono Max Gaetano di Cosmo Fruttariano, sono con l'avvocato Bruno Amatone, tra Un l'altro saluto. ad Agropoli, tra l'altro ex sindaco di Agropoli, Vero? si dimise per contrasti sugli abusi edilizi, no? Giudice Verissimo, Camurri, anche questo. quindi non è un uomo del sistema. Agropoli tra l'altro è un paesino, no? Non è che faccia così tanti abitanti. Se eri sindaco di Milano già, Già era diverso, potevamo però in chiedere. proporzione. Potevamo chiederci se eri un caso di defezione dell'elite, no? Un termine che adesso sta Paese andando piccolo, quindi abbastanza. elite. No. L'introduzione che volevo fare è: viviamo in un sistema piramidale di gerarchizzazione, e ormai tutti conoscono il fatto che esiste il nuovo ordine mondiale, pochi sanno però che la piramide è fatta di tanti pezzi, no? La massoneria, il sindacato, la Confindustria, e poi in cima ci stanno i banchieri. Ora, com'è possibile che in base a grandi studiosi il potere si auto-perpetua continuamente, in maniera anche noiosa e stancante, no? Com'è possibile? In effetti è semplice da spiegare. Se vengono reclutati in tutto il mondo attraverso una rete capillare tutti i ragazzi più brillanti, perché questo? Per impedire loro di creare nuove piramidi che contrastino con quelle vecchie. Che ne so, Google, Microsoft e Facebook, se non erano stati reclutati fin da giovani, avrebbero potuto opporsi alla piramide grossa per fare la loro piramide. O semplicemente per impedire alla corrente di minoranza all'interno della piramide di diventare maggioranza, perché la piramide sarà sempre, no, un po' scombussolata dalle due correnti. Che succede? Questo cappello, perché poi parleremo di vari personaggi. Succede che questi personaggi vengono reclutati attraverso un'iniziazione massonica o che è cruenta sia a livello verbale, con giuramento o raffigurata anche nel calarsi nella tomba, ma ai più alti livelli, non il Rotary o il Grande Oriente, ma parliamo dello School and Bones e livelli alti, si presume che vengano reclutati attraverso lo shock emotivo, cioè attraverso facendo fare loro delle cose particolari, negative, che li segnano per tutta la vita. Perché se è vero che viene detto che Bush Junior e Clinton erano tra i QI più alti al mondo, con il quoziente intellettivo più alto al mondo, e noi guardandoli ci sembrano due babbei, vuol dire che magari avevano un'intelligenza, ma lo shock emotivo li ha resi, no, chi è un ubriacone, chi è un dipendente dal sesso e tutto quanto. Ora siamo qui con Bruno Mautone. Ha scritto dei importanti libri su Rino Gaetano, che possiamo dire è un caso di defezione dell'elite, perché se era così intelligente, come Bruno adesso ci racconterà, e se poi fa un album che dice mio fratello è figlio unico, qualcosa ci dice che al pari di Orsini, al pari di Pecorelli e al pari di Pasolini, adesso Bruno farà tutti i collegamenti, sono tutti casi di defezione dell'elite, o no? Rino Gaetano è un genio, sicuramente è una persona che era contraddistinta e caratterizzata da un'intelligenza incredibile, oltre che da un coraggio personale fuori dal comune. Lui viene inserito in ambienti discografici dal Folk Studio di Roma, e il Folk Studio di Roma è un'associazione di tipo culturale musicale nella quale vi sono delle ascendenze massoniche. Vi era infatti uno dei cofondatori, uno degli artefici principali, un artista americano, Bradley. Ebbene, Bradley era molto vicino ad ambienti della massoneria e della Chiesa Valdese, una chiesa, chiamiamola da un punto di vista di seguito di nicchia, ma molto potente, molto ricca e molto influente. Sta nel nord Italia, no? Sta nel In nord Val Italia, d'Aosta, mi pare. Piemonte, Piemonte, in Piemonte. Piemonte. E quello che è interessante è che Rino Gaetano dissemina sia con gli album e nei titoli degli album, sia con le copertine degli album stessi, sia con le sue narrazioni musicali, tutta una serie incredibile di significati, di messaggi, anche di ribellione contro il potere e l'establishment.
Ok, riprendiamo il video. Cominciamo a fare i collegamenti fra Rino e tutti gli altri personaggi che poi vediamo dopo, che sono Pasolini, Mino Pecorelli e Alessandro Orsini, per il caso di defezione dell'elite. Il collegamento proprio clamoroso che c'è fra Rino e Pasolini è il santo vestito d'amianto, no? Sì, col santo vestito d'amianto, Rino Gaetano utilizza, e Max sta facendo vedere in maniera opportuna un libro, Santo vestito d'amianto è un nome in codice con il quale Giorgio Stemez, autore misteriosissimo del libro che ha appena fatto vedere Max, definisce Eugenio Cefis, personaggio potentissimo, presidente dell'ENI e della Montedison, proprio Hai detto santo, niente, no? il più potente assieme a Andreotti e Alice Oggelli, in realtà in Italia e non solo in Italia, perché la potenza dell'ENI e della Montedison aveva una valenza internazionale, Si europea, confrontava con le sette con le sette sorelle sorelle europee. americane e inglesi, anche un tantino olandesi, perché poi le sette sorelle erano, diciamo, americane, però vi era una discreta partecipazione inglese e anche olandese. In questo libro Rino Gaetano viene definito santo vestito d'amianto. Qual è la circostanza molto interessante? È che un libro talmente pericoloso, talmente dirompente per il potere, che venne fatto letteralmente scomparire, venne prelevato da tutte le librerie, da tutte le biblioteche italiane, per evitare che ambienti giornalistici e gli italiani in genere potessero leggere le nefandezze che Giorgio Stemez attribuisce ad Eugenio Cefis. L'editore di quel primo libro non si riesce L'editore di quel primo libro è un editore misterioso, così come misterioso Giorgio Stemez, è uno pseudonimo e vi sono varie ipotesi su chi sia Giorgio Stemez. Addirittura vi è pure un'ipotesi che un'equipe di agenti segreti dell'intelligence italiana che in pratica in una sorta di faida che caratterizzava appunto i servizi di intelligence italiani colpiscono Eugenio Cefis che era l'elemento più appiattito sugli americani, sugli interessi degli un po' americani. come oggi, Un po' come oggi purtroppo possiamo dirlo, anche sono il governo tutti italiano appiattiti attuale, alla narrazione appiattiti, dell'ambasciata ma americana, no? sì, è vergognoso, basti Comunque tu stai pensare. dicendo che la corrente di minoranza, magari dei servizi segreti, cerca con questo libro di poter ribaltare la Di narrazione. poter ribaltare la narrazione, magari cercando di far recuperare all'Italia una sorta di indipendenza e di dignità da una colonia americana quale era e quale purtroppo ancora continua E ad quindi essere. fallirono se E quindi furono. fallirono nel tentativo proprio perché materialmente Eugenio Cefis fece letteralmente scomparire, come dicevo, dalle librerie, dalle biblioteche e finanche dalle edicole, copie di questo libro che si intitola Questo è Cefis, l'altra faccia dell'onorato presidente. In questo libro, in maniera esplicita, Cefis viene accusato di essere il mandante dell'assassinio di Enrico Mattei. Guarda caso. Guarda caso, Enrico Mattei cercò di emancipare l'Italia rispetto alle prepotenze, alle arroganze e alle vergognose condizioni di mercato che le multinazionali, le sette sorelle, imponevano alle nazioni consumatrici di petrolio e alle nazioni produttrici di petrolio. Viene ucciso Enrico Mattei con il purtroppo famigerato incidente aereo, che poi non fu un incidente aereo, fu un attentato. Santo vestito d'amianto è un'espressione che denomina Eugenio Cefis in questo saggio, in questo libro, pochissimi ne sono a conoscenza e Rino Gaetano inserisce in maniera chirurgica tale espressione che ribadisco pochissimi sapevano nel suo brano Berta Come Filava. si fa a negare che Rino Gaetano non stesse facendo un'opposizione di un livello altissimo? Altissimo al Perché potere. ricordiamoci che Andreotti aveva paura di Cefis, Sì. ma che la informativa dei servizi segreti dice che Gelli era il miserabile portavoce di Cefis. Addirittura proprio questo emerge, cioè in sede di servizi segreti, sia il SISDE, sia il SISMI, quindi sia l'intelligence, chiamiamola così, che garantiva la sicurezza interna, sia l'altra branca di servizi che invece si proiettava a livello internazionale, in due distinti rapporti confermano
che Gelli, che figurava come il gran capo della P2, in realtà era cooptato e o addirittura subordinato ad Eugenio Cefis in quei potentissimi Beh, almeno ambiti. definito la verità. Certamente lui era il personaggio più influente e Cioè, più sopra gli agnelli, eleggibile praticamente. sopra gli Hai agnelli, detto niente. sopra i poteri Cioè, industriali, i poteri gli agnelli politici. andavano al Bilderberg, perché comunque è la serie Certo, B della massoneria, la invece Serie lui non B. ci andava, Lui stava in signore. Serie A, E Eugenio lui stava in serie. Cefis. Addirittura Rino Gaetano fa capire che Antelope Kobler, il misteriosissimo personaggio che distribuiva le tangenti della Lockheed nell'affare sporco acquisto di aerei, era proprio Eugenio Ma Cefis. come si fa a non pensare che Rino in Berta Filava non stia denunciando il più grande scandalo di tutti i tempi, no? E lo fa, tra le altre cose, Rino Gaetano in maniera coraggiosissima fa altri riferimenti a Cefis, non solo con i testi delle canzoni, ma anche con esibizioni televisive che all'epoca passavano quasi inosservate, ma che con una valutazione attenta dimostrano un suo atteggiamento coraggiosissimo. Ad esempio, canta un brano, quale? Guardate un po', la Berta Filava, alla Rai, e gioca con un cane che si chiama Carolina, una cagnolina. Questa cagnolina è di Elisabetta Ponti, la figlia del medico personale di Licio Gelli. Ma non è tanto questo, che pure è un aspetto di per sé molto particolare e, se vuoi, molto significativo. Durante l'esibizione si fa inquadrare dalla regia con un paio di fotografie che sembrano misteriose. C'è il volto di Rino Gaetano e c'è un cartello dove c'è scritto ex voto. Sembrano delle rappresentazioni quasi bislacche, in realtà è un messaggio diretto, oltre a nominare Santo Vestito d'Amianto col testo della canzone, con i cartelli sui quali c'è scritto ex voto, fa ancora una volta un riferimento a Eugenio Cefis, perché poi si scoprirà che questo personaggio così potente e austero, quasi funereo, aveva una collezione molto particolare, quale? Quella di collezionare gli ex voto, Che sono delle statuine, che no? sono delle statuine di persone che si ritenevano miracolate e quindi venivano esibite in cappelle e anche in aree cimiteriali. Quindi, insomma, Come devo fa ad avere un dire, dato così personale dell'uomo più potente e riservato d'Italia? perché Rino Gaetano è l'autore e depositario di informazioni importantissime e segrete, prerogativa di pochissimi, perché dimostrò, e poi ne potremo parlare, che amici carissimi di Rino Gaetano erano organici esponenti importanti dei servizi segreti e di intelligence. I due, tre, quattro più. Dunque, il più importante, il più caro amico di Rino Gaetano si chiama Enrico Carnevali, anzi si chiamava, perché muore pure lui al pari di Rino Gaetano per i postumi da incidente stradale, guardate un po', avvenuto sulla via Nomentana, cioè sulla stessa strada che costò la vita a Rino Chi erano i Gaetano. servizi inglesi o francesi famosi per gli incidenti In stradali? realtà, Max, i servizi segreti più in gamba, tra virgolette, in questa le attività letale erano quelli italiani. Cioè in Italia venivano agenti del Mossad a studiare modalità che i servizi segreti italiani applicavano nell'uccidere persone ritenute scomode con incidenti Non è che stradali. la pastiglietta nella serbatoio di In benzina. realtà c'era qualcosa di molto più sofisticato. Questa che dici tu era una tecnica magari primitiva e che si utilizzava aborigine, addirittura in pieni anni 70, quindi ancora la tecnologia non era poi così avanzata, quantomeno rapportata alle tecnologie modernissime odierne. Mino Pecorelli, che era finanziato dal caro amico e manager di Rino Gaetano, scrive senza mezzi termini che in Italia personaggi scomodi vengono uccisi con incidenti stradali procurati da camionisti distratti, il che ci sta, ma udite udite, con la tecnica del radiocomando. Quindi Mino Pecorelli nel 1978 scrive letteralmente che vi erano delle tecniche molto sofisticate con il radiocomando che su impulso di personaggi dei servizi segreti rendevano inguidabile le macchine e
E quindi i malaugurati guidatori, vittime designate, morivano perché non avevano la possibilità di controllare improvvisamente una macchina inguidabile. Senti, già che ci siamo, facciamo del libro. Sì, interessantissimo. Questo è Mino Pecorelli, coraggiosissimo giornalista che viene ucciso il 20 marzo del 79 perché scriveva delle verità scomodissime per il potere. E ribadisco, scrive pure che in Italia personaggi ritenuti scomodi venivano pulitamente eliminati con incidenti stradali, ma non con banali, come dire, manipolazioni di freni o pastigliette a dir si voglia, ma con la tecnica del radiocomando. E quindi col possiamo collegare Pecorelli a Pasolini e a Rino Gaetano. Pasolini poi lo colleghiamo dopo a questo punto. E come si collega Pecorelli? Si collega in maniera incredibile con indagini sulla banda della Magliana, posti in essere da un giudice molto preparato, molto coraggioso, devo dire molto ferrato nelle indagini, che è Otello Lupacchini, facendo intercettazioni telefoniche sugli omicidi e sulle efferatezze della banda della Magliana, emerge in intercettazioni e in ambientali e telefoniche che il carissimo amico e manager di vari spettacoli di Rino Gaetano, Ezio Radaelli, finanziava Mino Pecorelli, cioè addirittura uno degli amici stretti di Rino Gaetano, nonché manager di Rino Gaetano, era il finanziatore occulto di Mino Pecorelli. Possiamo quindi classificare anche Mino Pecorelli nel famoso caso che Orsini chiama defezione dell'elite, perché Pecorelli aveva la tessera di cosa? Della P2 e tra le altre cose narra fatti incredibili sia con riferimento a omicidi stradali, sia con riferimenti a scandali di tangenti che investivano i vertici militari e politici dell'Italia, sia in maniera precipua e documentata combatteva, tra virgolette, le malefatte politiche o le nefandezze di ambienti andreottiani e di Andreotti. Tanto è vero che parla di avvertimenti che lui riceveva da chi? Da ambienti andreottiani, tanto dirompenti erano i suoi messaggi e i suoi articoli. Avvertimenti, Parliamo ma di Mino avvertimenti Pecorelli. mafiosi. Avvertimenti mafiosi, addirittura parla di Lupara e di avvertimenti che gli derivano di ambienti andreottiani. Buscetta poi Buscetta poi confermerà. dirà, infatti, confermerà che vi erano legami tra ambienti andreottiani e ambienti della mafia e conferma che l'omicidio di Mino Pecorelli venne commissionato dai fratelli, dai cugini Salvo, che erano gli esattori della Sicilia con degli aggi altissimi, multimiliardari, per fare un piacere ad Andreotti. Quindi confermiamo che anche Pecorelli, come si collega al santo vestito d'amianto? Dunque, innanzitutto il manager e caro amico di Rino Gaetano che parla di Santo Vestito d'Amianto finanziava Mino Pecorelli e molti articoli di Mino Pecorelli contenevano nomi e riferimenti a nomi e riferimenti che pure Rino Gaetano compie e trasfonde nelle sue narrazioni musicali. Ad esempio, nella Berta Filava parla di Mario, di Gino e di Berta, e quindi fa stretti riferimenti allo scandalo Lockheed, e in un articolo addirittura posteriore alla Berta Filava, Mino Pecorelli dedica su OP, il suo periodico, Osservatore Politico, articoli allo scandalo Lockheed, dei quali nomi fa Mario, Gino e Bert. Pari pari ai Allora, nomi che spieghiamo usa. bene. Mario era un generale, no? No, No, allora Mario fammi. Tanassi e Gino Gui e Luigi Gui furono i due ministri che vennero sottoposti a indagini per le tangenti dello scandalo Lockheed. Berta o Sottoposti Berta, dopo. dopo, E Rino Berta invece Gaetano ne dopo. parla prima, anticipa le dinamiche di fatti che verranno in itinere e a conclusione giudiziaria addirittura 2 o 3 anni dopo. E Questo per non è dimostrare, neanche la prima volta che fa non è questo, no? neppure la prima Però volta, aspetta, prima perché di parlare altre volte, Bert invece era. Robert Gross era il fondatore della Lockheed, cioè la casa aeronautica americana che dava tangenti a mezzo Il più mondo. grande scandalo Il più mondiale. grande scandalo, se E che alla vogliamo, fine ha sì, cambiato nome, no? Oggi è Lockheed con un altro Lockheed nome. Martin, però Lockheed Però ancora c'è, continua, continua ad continua. elargire, Adesso continua ad chissà quanti soldi elargire. che starà facendo, no? Per l'Ucraina. E quindi, come vedete,
Rino Pecorelli. Rino Pecorelli è uno simpatico lapsus. E Rino Gaetano, uno nelle narrazioni musicali, l'altro come giornalista negli articoli, spessissimo affrontano in maniera parallela scandali e fattacci della politica a loro contemporanea. Parliamo degli anni 70. E Pasolini come c'entra? C'entra perché nella casa, in uno degli studi di Pasolini, verrà trovata la copia integrale del libro che tu prima hai mostrato, cioè quel libro nel quale Cefis viene definito santo vestito d'amianto e viene accusato della morte, di essere il mandante della uccisione di Enrico Mattei. Quello che è molto molto incredibile e significativo è che taluni passaggi del libro vengono letteralmente trasfusi da Pasolini nel romanzo Petrolio. Petrolio. Cambiano semplicemente i nomi, però le locuzioni, addirittura le virgole, la cadenza dei righi sono identiche dal questo è Cefis, l'altra faccia dell'onorato presidente, e nel libro di Pasolini Petrolio. Guarda caso, viene ammazzato poco prima della pubblicazione di Petrolio. Proprio prima, Quindi, se esatto. parliamo di una persona più famosa d'Italia, probabilmente Pasolini, Sì. se fosse stato pubblicato in quel momento storico il libro di Pasolini che contro Cefis, Sì. sarebbe stata una cosa clamorosa. Una cosa clamorosa. Lui però accenna, anticipa i contenuti di questo libro con almeno un paio di interviste al Corriere della Sera. Quindi figuratevi, il tempio del potere italiano è anche massonico, il Corriere della Sera, e dice: io so, parlerò delle nefandezze, delle vergogne, dei fatti drammatici che caratterizzano gli ambienti petroliferi italiani. Infatti, il suo romanzo, che sta e si accinge a terminare, si intitola Petrolio. Questo gli costerà la vita. E trovano nello studio, uno degli studi di Pasolini, proprio una copia integrale del libro. Certo, è molto inquietante anche la domanda a monte di questa circostanza. Perché danno questo libro a Pierpaolo Pasolini? E chi lo dà? Lo dà uno psicologo perché vi è una lettera di accompagnamento e in questa lettera di accompagnamento questo psicologo, direttore della rivista di psicologia L'Erba Voglio, fa espliciti riferimenti ad Eugenio Cefis e dice che taluni contenuti di quel libro vengono criticati da Giorgio Steinmetz e che vengono mutuati da discorsi che Eugenio Cefis tenne addirittura agli ufficiali futuri delle armi italiane, della finanza, dei carabinieri, dell'esercito, all'Accademia di Modena. Guarda Cioè, caso, addirittura, guarda che la caso, classe dirigente della classe dirigente militare militare colpa nocchia italiana, che esce da Modena, che diciamo, dalla chiesa è un ufficiale di complemento da fermata, era, quindi. era sì un ufficiale che proviene come tutti gli ufficiali da quegli ambienti. Non stiamo dicendo che tutti gli ufficiali No, sono però lui non veniva asserviti. dall'Accademia di Modena, dalla chiesa veniva, era un ufficiale di complemento. Era ufficiale di complemento, però comunque essendo ufficiale era in stretto contatto con gli ambienti e i vertici militari. Quindi non diciamo che tutti, per carità, i graduati, alti gradi dell'esercito e delle varie armi erano asserviti alla massoneria. Certo che è singolare che nel corso del giuramento degli ufficiali all'Accademia, chi viene invitato a tenere un discorso è proprio Eugenio Cefis. È Il proprio re Eugenio d'Italia. Cefis, sì. Questo ci può collegare anche a Orsini, a defezione dell'élite, perché per esempio ha appena avuto un grosso contrasto con il capo di Stato Maggiore Dragone, Sì. il quale dice che no, è normale che c'è la guerra in Ucraina perché non è vero che la Russia è stata aggredita e circondata dalla NATO. Come possiamo quindi definire tutti questi personaggi, Rino Gaetano, Pasolini, Pecorelli? E adesso accenniamo anche Orsini. Orsini parla di defezione dell'elite, no? Cioè, quando qualcuno si forma nell'elite, ma chi non si forma nell'elite a un certo Perché se livello, no non emerge. non emerge. A un certo punto, dice Orsini, cerca di usare le cose che ha acquisito formandosi nell'elite contro l'elite. Ora, Rino Gaetano mi pare che è l'unico personaggio di un certo livello popolare che attacca Cefis in una maniera prima che potesse farlo anche Pasolini.
cioè avrebbe voluto farlo anche Pasolini, poi il libro Petrolio chissà quanto l'avranno tagliato una volta Sì, che gliel'hanno infatti ci trovato. sono varie Invece teorie, Nino sì. Gaetano riesce in diretta a attaccare Cefis in una maniera incredibile, quindi possiamo dire che è il più grande attaccante dei malcostumi italiani Vero. a livello più alto, non Sì. a livello Piove, governo ladro. Ma infatti la vulgata che si fece già negli anni 70 e nei decenni successivi era quella di considerare Rino Gaetano una sorta di menestrello simpatico, bravo, allegro, ma una persona che diceva cose senza senso, il nonsense. In realtà non è assolutamente così. Ad esempio, in un'altra sua canzone fa dei riferimenti incredibili e coraggiosi, ancora una volta Eugenio Cefis, perché dice: ti sei fatto un palazzo sul giambo. Il giambo, come sappiamo, è il simbolo dell'aereo. E guardate un po', quale aereo? L'aereo sul quale non è un giambo, però è il simbolo dell'aereo, il giambo sul quale si trovava Enrico Mattei. Grazie all'aereo che esplode, chi va nel palazzo del potere a presiedere lei nella Montedison? Quindi il Esatto. palazzo di potere è proprio Enrico Mattei. E dice pure: in cambio di 1 litro di benzina, tu in cambio dai Cristina. La persona più cara di Eugenio Cefis era Cristina, la figlia. E il litro di benzina, il petrolio, l'ambiente, chiamiamolo energetico, era il potere per E se eccellenza. non sbaglio, non so se è un'intervista o una canzone, fa anche dei riferimenti alla Svizzera quando Cefis. Esatto, non tanto in una canzone, ma scrive un racconto dove pari pari ti dice che il buon ritiro di Cefis sarà in Svizzera. Cioè Sarà prima. Ma come prima. possiamo dire che non sapeva le cose, Ma Rino Rino Gaetano, oltre ad Enrico Carnevali, era amico per Gaetano? Ma esempio della. possiamo dire che è il più clamoroso caso di defezione dell'elite, come la chiama Orsini? Cioè, Orsini è un buon caso di defezione dell'elite, ma Rino Gaetano è il più clamoroso di tutti, no? Lo possiamo dire, è vero che noi non abbiamo una prova dell'affiliazione di Rino Gaetano, ma ciò non significa nulla, perché magari nella sua grandezza, nel suo coraggio e nella sua intelligenza, proprio prima di fare il grande passo, lui in La Maga fa l'apposta ha un album che si intitola Ingresso Libero, quindi quasi che glielo propongono, però Che dopo. poi io ho anche fatto un'interpretazione libero come libera moratoria. Anche potrebbe pure essere, perché siamo chiaramente nel novero di ipotesi affascinanti e comunque plausibilissime. Però attenzione, l'album successivo, dopo Ingresso Libero, si intitola Mio fratello è figlio unico, cioè sa significare che mio fratello non ha più fratelli, io non ho più fratelli, quindi io rifiuto una vicinanza agli ambienti dei fratelli, E cioè prima era un dell'ambiente. singolo, I Love Marianne, o era il titolo Il dell'album? primo era un album Ingresso Libero, il 45 giri I Love You Marianna, Che vuol quindi è dire, proprio lo il 45 sai. vuol dire singolo, no? È Giusto? il singolo, esatto, 45 Perché lui è giri è il stato singolo. Sì, conduttore radiofonico, queste cose, esatto, io sono giusto? stato Perché il conduttore, lo 45 è sono, singolo. 45 giri è il singolo, certo, fa un po' specie e dimostra, mamma mia, come è passato il E poi tempo, eh? quando viene fatto un singolo che non è dentro un album, vuol dire che ha un significato molto particolare per E tra l'autore, l'altro il singolo d'esordio I Love You Marianna no? Ah, perché lui non lo è pubblica dopo. lo pubblica come esordio, cioè lui esordisce nell'ambito discografico con un 45 giri che è I Love You Marianna. Tra le altre cose, un amico di Rino Gaetano, un amico calabrese che si chiama Scarola, mi ha detto che in quel periodo Rino Gaetano aveva una liaison con una bella ragazza straniera che era la figlia del capo dei servizi segreti del Vaticano. Questo per Che dire Rino è un Gaetano, potente servizio segreto del Vaticano. accidenti, Però vogliamo dire che accidenti, Marianna è il simbolo per eccellenza della della massoneria, massoneria. perché chi È la fa la donna rivoluzione? scollacciata bella che guida nelle iconografie, nelle pitture dal 1789 in poi, dei pittori vicino alla Rivoluzione francese, guida appunto il popolo contro i cosiddetti nobili, E Rino insomma. Gaetano canta I di love you, Lafayette, Marianne. Parla canta di di Lafayette, Lafayette. che collega la rivoluzione Non americana, solo. massonica. Si mette pure delle note in francese, love you, Marianne. Si mette pure delle note in francese. Questo per dire che non è quelle banalità, Marianne era la nonna,
Marianna e la marijuana. No, la Marianna è proprio il simbolo Chissà, un francese minimo di della massoneria, sa rivoluzione. che Marianna è il simbolo Esatto, massonico esattamente, per eccellenza. per eccellenza, per Questo cui per dire la e grandezza. Lafayette, come mai canta di Lafayette? E Co come Lafayette come fu come l'assessore ideologico prima nel 1776 della rivoluzione massonica negli Stati Uniti, amico di Benjamin Franklin e George Washington. Addirittura proprio Lafayette convince, comunque rafforza il credo massonico di questi due di altissimi Washington, di sì, del leader, no? Washington, esattamente. E poi fu l'assertore, anche se filomonarchico, della rivoluzione francese del Ah, lui era la componente 1789, monarchica. monarchica, che poi, diciamo, venne segregata, diciamo, dai furori rivoluzionari di Robespierre, eccetera, eccetera. Però la rivoluzione del Però 1789 Lafayette comunque, non fa una brutta fine, no? ma Lafayette, diciamo, venne un po' messo da parte, Ma non non fa una viene brutta decapitato, fine. però. No, non viene decapitato, non viene Essendo figlio decapitato. monarchico, Sì. quindi lui fa il nome di un Lafayette che non viene Per decapitato, eccellenza, che è massoneria. alla base di due più grosse rivoluzioni, pseudo-rivoluzioni, no? Perché gattopardescamente Vabbè, cos'è? sì, Tutto è il finito, potere per no? il potere, E tutto tutto cambia per non cambi. cambiare nulla. Sì, lui fa il riferimento all'ideologo dei due sommovimenti rivoluzionari che per la prima volta nella storia, nel 1776 negli Stati Uniti e nel 1789 in Francia, porta al potere persone ispirate da ideali massonici. Senti, quindi per concludere i vari collegamenti fra Rino Pasolini, Mino Pecorelli e Alessandro Orsini, E Alessandro Orsini sono nell'attualità. tutti casi di riflessione dell'elite, almeno nel caso di Orsini, lui stesso lo dichiara, io sono un tipico caso di riflessione dell'elite. Chi vorrà studiare questa cosa, la studierà. E a me viene in mente una frase di Rino Gaetano, una canzone che un po' era diretta a te, no? Che chi mi saprà interpretare? Beh, sarei presuntuoso a dire questo. Magari questo lo lascio dire agli altri. Indubbiamente Beato l'esegeta delle mie delle canzoni. mie canzoni, esatto, Tu le beatitudini è ti la senti un po' canzone. beato aver interpretato Ah, io Rino? sicuramente studiando Rino Gaetano mi sento ultra beato perché è veramente una fonte di conoscenza, un personaggio coraggioso, generoso, simpatico nel suo modo di essere, che praticamente mi sento gratificato nell'averlo studiato e nell'esporre quelle che poi sono le ricerche e le risultanze dei miei studi ultradecennali, ben inteso. Certo. Una cosa voglio sottolineare: la sorella di Rino Gaetano, mi dispiace dirlo, dice un sacco di sciocchezze, purtroppo. O ha paura di dire le cose o non le conosce. Ad esempio, Anche perché non dice ai parenti quando non si affida, dice no? sì, ma lei non era, come dire, una frequentatrice del fratello, viveva in una casa diversa, in un paese diverso. Rino Gaetano era continuamente in tournée, quindi era poco in contatto con il fratello. Tra le varie sciocchezze che dice, è la contestazione di un accostamento tra la figura del fratello e cultura di Rino Gaetano e narrazioni musicali che ti riconducono agli ideali massonici, come tu dicevi, per esempio. Basta vedere, ecco, questo è un articolo del 3 giugno del 1981, cioè il giorno dopo la morte di Rino Gaetano, addirittura sul giornale dei supermassoni Agnelli, un misterioso MC, e poi diciamo in realtà che tanto misterioso non è, Infatti. in questo articolo rapporta in maniera esplicita i testi di Nunteregge più a fatti della P2, cioè alla loggia Vuoi che legga? massonica. Prego, prego, Allora, prego. Ah, la sì, stampa degli di anni di Torino, Rino. sì, Rino Gaetano, a 1981. suo modo, una P2 l'aveva cantata. Questo è il giorno dopo. Giorno dopo Rino Gaetano, a suo modo, una P2 l'aveva cantata già qualche anno fa, quando tra ritmi sudamericani e disco dance attaccava la filastrocca del Nunteregge la più, morte. dove finivano assieme ministri, ta Perfetto. ta ta. Perfetto. Poi alla Poi fine, vedi? Rino Gaetano giocava a fare il buffone, questo MC Sì, dice, MC. quindi qua inizia a banalizzare E a tutto. banalizzare. Senza prendersi troppo sul serio, senza stare troppo a immaginarsi chissà quali destini da Bob Dylan Casarecchio, di Esattamente, non quindi altri. MC. MC Maurizio Costanzo, in realtà è un Maurizio Costanzo che si vendica della brutta figura che Rino Gaetano praticamente fa compiere allo stesso Costanzo in una trasmissione Acquario dell'autunno del 1978. Maurizio Costanzo, col tono della voce,
porgere il microfono, quasi che Rino Gaetano fosse un incapace, dice: ecco, questo è un microfono, tu hai cantato l'elenco delle pagine Sminuendolo gialle, davanti all'Agnelli, sminuendolo, cioè. cercando di sminuirlo davanti a Susanna Agnelli. E però in realtà Susanna Agnelli, che è una donna intelligente, a un certo punto dice: io, se ero al posto di Rino, avrei sicuramente detto le stesse cose. E alla fine, insomma, sprofondi in un mare di supponenza e di spocchi e di arroganza Maurizio Costanzo. Ecco che questo misterioso MC, che poi tanto misterioso non è, si vendica qualche anno dopo, giorno successivo alla morte di Rino Gaetano. Prima facendo riferimento alla P2, incredibile, E e lui Maurizio Costanza piduista. è P2ista, e poi dice: Marino Gaetano scrive delle sciocchezze, Senti, a proposito come di questo episodio in TV, che tra l'altro potete trovare su YouTube, quindi non stiamo parlando di no? qualcosa di Sì. introvabile, l'elogio di Rino Gaetano è di un livello altissimo, Altissimo. perché non può sapere cosa dirà Costanzo e cosa dirà l'Agnelli. L'Agnelli, sì. E quando lui dice l'Agnelli è comunque serie C a livello politico, e gli dice: oh, ma come, lei è senatrice, mi pare, in quel momento. Senatrice. E lui gli risponde: no, nella vera Il classifica partito politica c'è Fiat. il partito Il Fiat, lei partito Fiat, è il numero 3, non è né l'1 esatto. né 2. Poi è simpatico Rino Gaetano che dice: spero che questa mia canzone piaccia ai suoi fratelli. Fratelli in senso Ah, questo Mazzoni. mi era sfuggito, questo mi Umberto era e già sfuggito. si parla di fratelli, Sì, no? Dice: sì. magari la conoscono i suoi fratelli. E devo dire che Rino Gaetano è incredibile. Chi lo Come si sminuisce fa dopo a sminuirlo, eh? quell'intervista a sminuirlo? Come si fa? Ma c'è di più. Allora, se vogliamo parlare, a parte che già abbiamo detto prima di Rino Gaetano, ex voto e sfotte Eugenio Cefis e palla di santo vestito d'amianto, in un'altra intervista, o meglio, in un'altra apparizione televisiva da Oh. Pippo Baudo parla di canzoni, cose, insomma, un po' noioso, e lui, senza alcuna connessione con le, chiamiamole, banalità di Pippo Baudo, Rino Gaetano inserisce, sfruttando la diretta televisiva, e poi c'è il Quindi caso Sindona, furbo. furbissimo, e poi c'è il caso Sindona, che è un caso giudiziario di un mafioso, Michele Sindona, di un massone, Michele Sindona, ma soprattutto fu il caso giudiziario che portò alla luce la lista della P2, Licio Gelli e gli affiliati alla P2. Però lui lo dice Prima. prima, lui dice da Pippo Baudo, e poi c'è il caso Sindona, ribadisco, senza alcuna connessione con gli argomenti che stanno Ma anche se ci trattando. fosse stata la Ma connessione, non c'è, questo come si dimostra può ancora dire di più. che Rino non era È impegnato impegnato? e che sapeva, ma il bello è che non era manco connesso, quindi è stata una sua iniziativa, Esatto, questo. non certo sollecitata da Pippo Baudo, che era un uomo di sistema. E è capitata anche altre volte una situazione del genere, magari in diretta Sì, radio è o. capitata per esempio a Sanremo. 1978, lui ha un grande successo con una canzone che lui non amava per niente, Gianna, perché lui voleva portare un reggae più a Sanremo e lo censurano. Lui però, Rino Gaetano, quando viene intervistato, dice: il festival di Sanremo è come un ordine massonico, e lo dice sempre senza alcuna attinenza con le domande che Sì, gli sì, pongono. sì. Lo sceneggiato televisivo che falsifica tutto di Rino Certo. Gaetano stranamente nomina questo episodio, cioè è strano che uno sceneggiato che falsifica le Ah. vicende ne parla, però come ne parla? Attenzione, Rino Gaetano nello sceneggiato dice: il Festival di Sanremo è come un ordine massonico, e lo dice ad una platea di giornalisti, cioè lo dice nel corso di una pseudoconferenza stampa. E nello sceneggiato gli viene fatto dire questo. I giornalisti che erano davanti a lui dicono: questo per banalizzare questa affermazione Vaccinare, per dirompente, per vaccinare. banalizzarla. Invece, nella realtà, Rino Gaetano dice che il festival di Sanremo è un ordine massonico, però lo dice nel corso di un'intervista con un singolo giornalista molto bravo, Manuel Insolera, esperto di musica, e ha, per fortuna, Manuel Insolera immortalato questa dichiarazione e trasmessa ai posteri, quindi non alla conferenza stampa falsificata dello sceneggiato Bisogna dire che la Rai. sorella ha criticato lo sceneggiato, no? Sì, ma la sorella l'ha criticato, mi dispiace dirlo, solo dopo la reazione avversa dei
centinaia di migliaia di fan che praticamente hanno detto che Rino Gaetano, alcolizzato, isterico, quasi cinico dello sceneggiato, non corrisponde alla realtà. Questo l'hanno detto pure Mimì Messina, mio caro amico e carissimo amico di Rino Gaetano, così come l'ha detto Franco Pontecorvi, mio amico e carissimo amico di Rino Gaetano, Franco Pontecorvi, che saluto idealmente, purtroppo scomparso un paio di settimane fa. Quindi questi amici di Rino Gaetano che hai citato Dicono che lo sceneggiato non è lo palesemente fatto, fasullo. e magari dicono o dicevano anche che invece il tuo libro è più verosimile dello sceneggiato. Allora, all'inizio devo essere sincero, loro erano molto riservati e contestavano talune ricostruzioni, però quello di cui noi stiamo parlando con te, Max, non sono ipotesi, parliamo di tutto documentato. Cioè il manager di Rino Gaetano che finanzia Mino Pecorelli, l'amica più cara di Rino Gaetano è la figlia del medico personale di Licio Gelli, l'amico più caro di Rino Gaetano, Enrico Carnevale, era un agente segreto. Quindi alle prime rimostranze nulla hanno potuto dire. Addirittura sulla morte di Rino Gaetano, non lo sapevano neppure gli amici più cari di Rino Gaetano, vi fu un'interrogazione parlamentare, Ah già. cioè un'interrogazione parlamentare, eccola qui, interrogazione parlamentare presentata addirittura da un senatore che ha 90 anni, di Crolla Lanza, Nicola Lanza. ex ministro di Mussolini, che Ex-ministro non era un Mussolini. fan di Crolla Lanza, aveva 90 anni, non era un fan di Rino Gaetano. Perché fa l'interrogazione parlamentare scritta al Presidente del Il Consiglio? sindaco di Perché Bari, è in sindaco di epoca Bari, repubblicana. in epoca sì successiva, è stimatissimo anche dai comunisti, i comunisti oppositori gli danno atto a Di Crolla Lanza di essere una grandissima personalità, una persona per bene e una persona onesta. Quindi già ministro di Mussolini fa un'interrogazione parlamentare sulla morte di Rino Gaetano perché capisce che evidentemente la dipartita prematura, la morte a 3 anni di Rino Gaetano è fortemente sospetta, è un incidente molto sospetto. E la stessa cosa ti dice un amico intimo di Rino Gaetano, che con cui tu hai Sì. parlato al telefono, che è Bruno Franceschelli. Bruno Franceschelli, veramente un altro amico carissimo, vero, di Rino Gaetano, perché dopo che è morto Rino Gaetano si sono moltiplicati gli amici. In realtà gli amici veri di Rino Gaetano erano pochissimi: Franco Pontecorvi, Mimì Messina, Bruno Franceschelli e Enrico Carnevali. Enrico Carnevali, agente segreto, persona coraggiosa, muore al pari di Rino Gaetano a seguito dei postumi da sinistro stradale avvenuto, guardate un po', anche sulla via Nomentana, cioè sulla stessa strada che è costata la vita a Rino Gaetano, in una via fatale. E io scrivo ed ipotizzo che la morte di Enrico Carnevali non sia legata al caso come la morte di Rino Gaetano, perché individuano Enrico Carnevali, coraggioso e bravo, come la fonte principale, non unica, io dico perché gli amici che gravitano nei servizi segreti sono tanti, comunque come la fonte principale o comunque preminente dei tanti fatti che Rino Gaetano sa del santo vestito d'amianto, sa di Mario Egino, sa. Scusa, invece non è che neanche tanto lontana la morte di Pasolini, su come a livello geografico. Beh, a livello geografico la morte esattamente non è distante, diciamo Capocotta, la spiaggia. Quello che però è oltremodo singolare è che nessuno mai ha portato in luce proprio sti fatti oggettivi, cioè la narrazione musicale di Rino Gaetano inequivocabilmente ti porta al santo vestito d'amianto e a quel libro dedicato a Cefis. E proprio quel libro dedicato a Cefis è il sostrato, è la base sulla quale Pasolini scrive Petrolio. Questo è il 3 d'unione formidabile tra Rino Gaetano e Pierpaolo Pasolini, cioè conoscono un libro che venne fatto scomparire per i contenuti proibitivi, dirompenti, dinamitardi contro Eugenio Cefis e il potere dell'epoca. Frontale. E Pasolini stava facendo un attacco frontale, no? Perché nel 74 fa l'articolo Io so, Frontale. dice io Sì, so i al nomi di Corriere. Sì. tutti, e ci sono arrivato solo per deduzione Sì. prendi puntini. Sì. Ma se li so io, figuriamoci Sì, i magistrati, gli il inquirenti, potere, no? È il potere. sì, certo. Poi, forse perché non ne poteva più, nel 75 fa i nomi. Fa i Certo, nomi di tutti i politici certo. dicendo
Questi sono i principali assassini dell'Italia che porteranno al degrado antropologico irreversibile Certo, della dell'Italia, specie umana. che sono legati quindi all'ambiente petroliferi e quindi voglio dire agli ambienti tipo cristiani, ambienti androettiani, ambienti deviati dei socialisti. E in sostanza Rino muore, come sappiamo, nel 1981 e ben prima, nel 1975, muore Pierpaolo Subito Pasolini, dopo che ha fatto il nome. subito dopo che fa queste interviste Senti, esplosive. a proposito di nomi, cioè avevi altri collegamenti di Costanzo e Rino, Ah, no? Bruno Franceschelli c'entra pure con Maurizio Costanzo, perché Bruno Franceschelli, ben inteso, dice che Rino Gaetano è stato ucciso, è uno degli amici di Rino Gaetano, Che lo dice lo chiaramente. dice chiaramente, lo ha confermato pure a me nel corso di alcune telefonate, e questo ha portato anche ad allontanarlo dalla sorella di Rino Gaetano, perché la sorella di Rino Gaetano rifugge da certi argomenti e da certe argomentazioni. Bruno Franceschelli nel 1974-75 compose con Rino Gaetano una rappresentazione teatrale, e guardate un po' chi era il direttore artistico del teatro ove dovevano esibirsi Bruno Franceschelli e Rino Gaetano: Maurizio Costanzo, MC. MC, l'MC dell'articolo della stampa. Ebbene, Maurizio Costanzo non è in sintonia con Rino Gaetano. La rappresentazione teatrale venne annullata e non ci fu. Rino Per Gaetano, disguidi fra i due, no? diciamo, per disguidi tra i due, perché poi fondamentalmente lui era il direttore artistico del teatro e se voleva la rappresentazione poteva tenersi. In realtà all'ultimo momento salta e non si fa più. Tra le altre cose, Maurizio Costanzo viene inserito da Rino Gaetano, quasi a mo' di ringraziamento, si fa per dire, nuntere che più, tra i nomi dei personaggi che non regge più, che non regge più, ma non solo. Successivamente, in un'altra canzone, Rino Gaetano ha modo ancora una volta di esprimere questi concetti non proprio apologetici nei confronti di Maurizio Costanzo e scrive alla faccia di Maurizio Costanzo. Questo Questo in un brano successivo a nuntere che Ok. più. Senti, concludiamo. Io ti chiederei a questo punto, qual è la tua opinione su Alessandro Orsini? Dopo questi tre personaggi precedenti Veniamo sono all'attualità, l'attualità, strettamente. no? La NATO che Alessandro, sì. accerchia la Russia Bravo. da quando crollò la Russia, Bravo. crollò l'Unione Sovietica, c'era un accordo fra Sì. la Russia e gli Stati Uniti, Sì. che non avrebbero dovuto comprarsi tutti i paesi ex Unione Sovietica, così come la Russia non avrebbe dovuto comprarsi il Messico e il Canada, perché è così che funziona, Sì. e gli Stati Uniti hanno rispettato questa. No, le sfere di influenza delle superpotenze sono sacre, perché se no, da un punto di vista geopolitico, succedono delle tensioni politico-militari che possono portare addirittura a guerra nucleare. E devo dire che Orsini ha dimostrato di essere coraggioso, di essere preparato, di avere un eloquio chiarissimo che ti annulla tutti i dilettanti allo sbaraglio che nelle Che varie negano trasmissioni che l'accerchiamento negano NATO, no? l'accerchiamento NATO. In effetti, se già gli Stati Uniti con i missili a Cuba negli anni 60 Quando inversa la era cosa. inversa la cosa, addirittura mandarono la flotta armatissima contro le navi sovietiche che erano dirette a Cuba, Bloccando bloccandole un atto di materialmente. guerra. Un atto di guerra, e Khrushchev in maniera molto saggia ordinò il retrofront, perché l'America, per i propri interessi geopolitici, non voleva una nazione ostile fortemente armata addirittura ad una distanza maggiore dell'Ucraina rispetto alla Russia, Guarda, qual è i Cuba. famosi 13 giorni di Cuba, no? E allora è legittimo che Putin e la Russia abbiano fatto una iniziativa politica clamorosa e militare per preservare che cosa? Delle zone di Tra influenza l'altro, annunciatissime. annunziatissima Lo stesso da anni. Orsini, e nessuno lo dice, erano già da non so se 1, 2, 3 anni che diceva la Sì, più Russia di 3 anni, sì. avrebbe rotto il fronte dell'Ucraina, ovviamente. Era Quindi, l'unico a dirlo, tra l'altro. riassumendo, Orsini può darsi che ha lo stesso ruolo, possiamo dire, che hanno avuto i vari Pasolini, i vari Rino Gaetano a suo tempo, cioè che espressione ed era organico a certi ambienti, chiamiamoli culturali, di potere di altissimo livello,
e che però poi si rende conto, per onestà intellettuale, che questi ambienti portano a schiantare il mondo a livello potenziale e dice quella che è una realtà che secondo me è una realtà indiscutibile e Come oggettiva. giudici quelli che scrissero il famoso libro su Cefis, potevano essere pezzi di servizi Sì, segreti è della un'ipotesi. corrente di minoranza più Esatto. pacifista, È diciamo. un'ipotesi, perché ci sono varie ipotesi. Chi dice che sia un giornalista di Milano, chi dice che sono ambienti addirittura collegati ai servizi segreti. Diciamo sono almeno tre le ipotesi per dare un'identità a questo misteriosissimo Giorgio Stemez. Sta di fatto che rimangono delle ipotesi e certezza Magari non c'è. è un acronimo di qualcosa. Può anche darsi, ma pure l'acronimo non è che ci porta lontano, perché le componenti sono talmente varie, talmente tante, che quindi alla fine si riduce in una sorta di diletto, così di pura supposizione. Ecco. Magari facciamo, sai che possiamo fare? Che così fa. Allora, ci siamo interrotti un attimo perché dovevamo cercare questo documento. Che cos'è questo? Questo è un documento ufficiale della Commissione parlamentare sulla P2 presieduta da Tina Anselmi. Se l'apriamo, Max, è molto interessante. Questo è uno stralcio delle ricerche documentali della loggia P2. E quello che è interessante è che vi è la loggia Lenni, Adriano Lenni di Roma. Ecco qua, alcuni ci Come sono del, affiliata. come affiliata. Sì, era collegata alla P2, era l'espressione del Grande Oriente d'Italia come la P2, vi è un affiliato, anzi, vi sono tra gli affiliati interessanti, ve ne è più di uno. Vi è innanzitutto Ezio Radaelli, Era che era, caro amico, il manager di Rino Gaetano, così uno a caso. uno a caso. E poi vi è il giudice Giuseppe Guido Lo Schiavo. Giuseppe Guido Lo Schiavo fu il procuratore che ottenne l'assoluzione dell'Autoblu e del Sangue Blu, cioè del marchese Ugo Montagna e del figlio del ministro Piccioni, che vennero implicati per la morte di Wilma Montesi. Pesantemente implicati. Pesantemente, addirittura come gli omicidi, insomma, di Wilma Montesi, come i due vennero assolti. E Rino Gaetano recupera questa vicenda in Non te reghe più, quando parla di auto blu e fa riferimento al figlio del ministro, e quando parla di sangue blu che fa riferimento a Ugo Montagna, nobile, quindi che ha il sangue blu. Esatto. Parla pure di amore blu, perché Wilma Montesi, la ragazza trovata morta sulla spiaggia di Capocotta, si era innamorata del nobile, quindi amore Ah, blu. sì. E poi parla di cieli blu perché venne trovata in una bella mattina primaverile, rinvenuta morta purtroppo sulla spiaggia di Capocotta. I giudici, in maniera svergognosa, dissero che era morta per un pediluvio. In realtà venne trovata senza calze, senza reggicalze e senza gonna. Quindi, anche ammesso e non concesso che era morta per pediluvio, non si vede perché scomparivano degli indumenti della ragazza. Certo. In realtà venne abusata sessualmente nel corso di un festino e poi venne abbandonata I cadavere famosi sulla. festini a casa di In Lenny. effetti, festini su ville della zona di Capocotta, nei quali vi erano personaggi del Vaticano, dell'ambasciata americana e della Roma Bene. Per questo Esatto. scandalo venne addirittura Famosi arrestato salotti un po' buoni, particolari. molto particolari. Vi furono tutta una serie di vicende che portarono alle dimissioni del vicepresidente del Consiglio, nonché ministro degli esteri filoamericano, Attilio Piccioni, che era addirittura il Attilio. successore di De Gasperi. Questo scandalo lo decapitò politicamente e si Ah ritirò sì, dalla lui era il numero politica. due. Lui era il numero due di De Gasperi ed era il futuro presidente del Chi subentrò Consiglio. come numero due? Poi subentrò chi scalò Un nell'ambito giovane, un giovanotto, democristiano, un due giovanotto. per la verità in contrasto tra loro, Andreotti e Ah, Fanfani. entrambi volevano Andreotti, diventare presidenti esatto, della Repubblica, poi no? esattamente. Andreotti e Fanfani scalarono le leve del potere scalzando Piccioni. Senti, i tuoi occhi sono pieni di sale. I tuoi occhi sono pieni di sale, una canzone giovanile di Rino Gaetano, poi adattata alla vicenda proprio di Wilma Montesi. È una meravigliosa canzone, decisamente struggente, ed è un altro riferimento a questa drammatica vicenda che
appunto, portò a delle indagini e ad un rilievo mass mediatico mostruoso. Praticamente l'Italia si fermava quando i giornali uscivano anche con edizioni speciali dedicate a questa ragazza trovata cadavere sulla spiaggia di Capocotta. Senti, chiudiamo con due riferimenti sempre veloci a Rino Gaetani. Sì. Uno è il questore Molinari della P2, legato a Sì. Tenco, legato a un processo che stava istruendo contro Banca d'Italia sul signoraggio E bancario. non solo, anche su delle rivelazioni che aveva, come dire, Promesso. promesso. Rino Gaetano cosa dice di Beh, Tenco? Rino Gaetano di Tenco dice che è morto a Sanremo di sonno ed è, come dire, uno humor inglese anche nero, anche estremo, ma che dice che è un ambiente, come dire, apparentemente sonnolento, ma in realtà spietato, perché Rino Gaetano, come dicevo prima, definisce in maniera proprio esplicita il Festival di Sanremo come un ordine massonico. Il sonno richiama magari qualche affiliato alla P2 che decide, come dire, di starsene in Sì, è un parte, modo di o un dire modo di tipico, no? dire, Entra tipico di chi? entrare in sonno, non solo dei servizi segreti, ma della massoneria, no? Della massoneria. E Molinari fu il questore, quindi l'alto funzionario di polizia che condusse le indagini sulla morte di Luigi Tenco, molti anni dopo, e in pensione, oltre a partecipare, diciamo, in qualità di avvocato e anche di testimone di signoraggio bancario e di vicende connesse ad abusi negli ambiti finanziari, lui nel corso di un paio di interviste svela che sulla morte di Rino, scusate, Di sulla morte Tenco? di Luigi Tenco gli erano state occultate tutta una serie di circostanze, erano state falsificate le indagini e si riprometteva poi di fare delle rivelazioni. Ebbene, dopo questa intervista, anzi, dopo queste interviste nelle quali dichiara di voler tornare sulla morte di Luigi Tenco e di fare rivelazioni, viene ucciso nel corso di una rapina. Quindi possiamo dire che potrebbe essere un altro caso di quelli che Orsini chiama defezione dell'elite, Può perché darsi, era può un darsi. peduista che Lui è comincia ad infatti era affiliato alla attaccare il P2 signoraggio bancario, che è il più e grande potere del pianeta, certo, a dire. signoraggio bancario e anche a svelare, a voler svelare la vicenda Luigi Tenco molto inquietante. E guarda un po', viene ucciso purtroppo drammaticamente e tragicamente, è un evento tragico e drammatico nel corso di una rapina. Interessante tra i personaggi che gravitano attorno a Rino Gaetano e concludiamo, Robert Cunningham Jr. Perfetto. Robert Cunningham Jr. era un amico strettissimo di Elisabetta Ponti, l'amica più stretta di Rino Gaetano, quindi anche lui gravita attorno a Rino Gaetano, era un pseudo cantante, un pseudo editore, in realtà era un esponente altissimo per quanto giovane della CIA, molto influente, il papà addirittura era uno dei consiglieri più fidati delle presidenze americane che si succedevano alla guida della Casa Bianca. Per dire quanto era potente Non Cunningham poco, non Junior poco. e Cunningham Senior, e devo dire che Robert Cunningham era niente di meno, in maniera celata, l'editore di Lotta Continua, cioè un giornale di estrema sinistra, di sinistra radicale, tra cui scriveva L'editore di pure Sofri, Sofri, l'editore di Sofri. Sofri. Era La addirittura pseudo-opposizione. una pseudo-opposizione violentissima di sinistra che in realtà era edita da personaggi che gravitavano organicamente nella CIA. È una cosa incredibile, interessante. E finiamo qua. Robert Cunningham Jr. Sopravvisse per miracolo ad un attentato che venne portato alla tipografia di Lotta Continua. Lui uscì anticipatamente di pochi minuti rispetto a questa bomba a orologeria e si salvò. E quindi anche la morte di un altro amico di Rino Gaetano, organico ai servizi come Enrico Carnevali, si può rapportare a questa vicenda, stavolta di morte scampata, che contraddistingue la vicenda di Robert Cunningham, che tra l'altro è ancora vivo. Vive beatamente negli Stati Uniti alle soglie degli 80 anni e ogni tanto organizza delle libagioni con ex amici della CIA. Io sono informato pure. E quindi vedete che attorno a Rino Gaetano vi sono una serie di personaggi incredibili, importanti, organici, ambienti dei servizi segreti e della massoneria.
E quindi tanti fatti e tante narrazioni musicali, cosiddette nonsense di Rino Gaetano, erano espressione in realtà Pienamente pieno senso. di pieno senso ed erano riferite a fatti vergognosi della Senti, politica. chiudiamo con un saluto a Alessandro Orsini dicendogli continua così. Noi, parlando di vicende che traggono origine da conoscenze e da coraggio di Rino Gaetano, di Pierpaolo Pasolini, facciamo i complimenti ad Orsini, poiché ha avuto il coraggio di rompere dei monopoli e dei monoliti di establishment ideale finalizzato all'asservimento ideologico E non ti americano. fare intimidire dal capo Draghino, nostro generale dei generali, Ma sì, perché che non anche capisce l'ovvio e possiamo quindi. dire che anche gli altri ufficiali in generale sbagliano. In generale. Ciao a tutti, allora. Arrivederci. Ciao. Arrivederci.